Vincenzo. Possiamo ricominciare? Sì. Vai, Stella. Buonasera. Poi Cagliari. Oggi non era una partita facile da giocare, purtroppo un po' il terreno di gioco non è in condizioni eccezionali, un po' la partita si era messa sul piano dell'agonismo, quindi non ci sono stati né spazi né tempi per fare le giocate. Poi piano piano nel secondo tempo abbiamo avuto la fortuna e la bravura di sbloccare il risultato e secondo me con un pizzico di audacia in più potevamo chiudere la partita, però alla fine è arrivato questo pareggio e ce lo teniamo stretto. Cos'è cambiato durante il secondo tempo? Nel secondo tempo il Benito si è entrato con un altro civile, come te poi già ha vinto la palla poi nel secondo tempo? Guarda, secondo me all'interno delle partite ci sono vari step. Forse nel primo tempo il Foggia ha fatto qualcosa in più, forse il Brindisi nel secondo, però alla fine secondo me quando il risultato del pareggio significa che i vari step si sono equilibrati, il pareggio forse è il risultato che è più giusto, anche se in una partita del genere forse chi prima va in vantaggio ha più possibilità di vincere la partita perché effettivamente non era facile giocare oggi. Caglianiello? Pasquale, due cose. La prima forse è la partita di Pasquale, ma non bellissima, però questo ponte è stato dall'impressione anche quando non è bello di poter colpire in qualsiasi momento. La seconda, l'ufficiale adesso quindi si porta bene, che in qualsiasi male o tutto il tempo. Questo mi spiace per i Brindisi, ma fa piacere per me. Però a parte gli scherzi, noi siamo una squadra, secondo me, dura da affrontare, perché comunque non permettiamo alle altre squadre di esprimersi al meglio, corriamo molto e diamo fastidio. Questa è una prerogativa che finora ci sta dando delle soddisfazioni. Peccato che oggi non ce l'abbia data a 360 gradi. Però è un fattore che tu hai evidenziato ed è la realtà. La Marina? Sì, dall'esterno sembra che voi siete una grande squadra con tantissime individualità, giocatori di qualità in mezzo al campo. Manca forse qualcosina, poca, nel collettivo? Guarda, questa è una domanda molto tecnica alla quale sarebbe più corretto che rispondesse il mister. Sicuramente tutte le squadre possono migliorare e si devono migliorare. Al momento noi abbiamo, come ho detto prima, nel nostro punto di forza determinate prerogative che se, come hai detto tu, magari migliorate, possono renderci ancora più competitivi. Questo è vero. Rubino. Buonasera. Il mister ci chiede molta intensità, molta audacia e soprattutto molta pressione, il che comunque ci porta a correre tanto. E come vedi anche le altre squadre contro di noi non riescono ad esprimersi. Poi il bel gioco secondo me può dipendere da vari fattori. A volte un gol che sblocca la partita ti permette di trovare più spazi, quindi quello si può migliorare, però alla base, secondo me, quando hai dei principi che ti danno dei risultati, secondo me è bene percorrerli. Qualcun altro? Bene, grazie, passiamo. Grazie.